Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, questa sera ragazzi commentiamo finalmente la prima vittoria del Pisa in questo campionato. Bene, vedete di fianco ho messo i due gol, quello diciamo di Masucci e l'altro quello di Sibilli. Bene, vediamo appunto, andiamo ad analizzare subito la partita e dopo faremo un commento, diciamo così, un po' più diciamo dettagliato di quello che è stata, di quello che è la formazione del Pisa. Bene, allora la regina è scesa in campo con un 3-4-1-2 sotto la guida di Toscano, mentre il Pisa è sceso in campo con un 4-3-1-2 sotto la guida di Mister Dante. Allora, per Rilli tra i poali, Belli, Benedetti, Caracciolo, Birindelli, Mazzitelli, De Vitis, Guche, Vido, Marconi e Palumbo. Bene, il Pisa i primi minuti scende in campo con la mentalità giusta e le idee giuste. E infatti al sesto minuto Vido dai 15 metri tira, ma la palla va purtroppo di poco fuori. E dopo al settimo minuto sul tiro di Guche, il Palumbi si fa trovare in fuorigioco, la tocca e quindi niente, fuorigioco e giustamente, e quindi la rete viene annullata. Io non capisco come mai Palumbi si sia trovato in quella posizione insomma di fuorigioco, e vabbè, comunque sia, è così. E al 19esimo del primo tempo c'è stato un tocco di mano, l'arbitro non era comunque facile vedere quel tocco di mano. L'abbiamo visto più volte anche più da zona, insomma varie angolazioni, non è stato facile, cioè non era comunque facile il tocco di mano. Effettivamente il tocco di mano c'è stato, comunque va bene, l'arbitro dice no e va bene. Poi veniamo diciamo così all'azione del gol per quanto riguarda la regina. Ragazzi, la regina fino al 21esimo non ha fatto praticamente niente. Pisa è stato in avanti, propositivo, ha tenuto bene il centrocampo, ma non c'è stato niente da fare. Come al solito, un tiro, un gol. Al 21esimo, Birindelli scivola, tacchetti sbagliati, insomma, avete visto, no? Se ne è dette di tante, anche D'Angelo gli ha detto, non lo so, guarda te che tacchetti devi mettere. E comunque Birindelli scivola e Scintium segna la rete. E Perilli dov'è? Era a sedere sulla seggiola? Dov'è Perilli? C'è qualcosina in più da questo portiere, ragazzi, siamo sempre lì, un tiro, un gol. Voglio dire, buttati, vedi cosa devi fare, e siamo sempre lì con il discorso. Voglio dire, vabbè, andiamo avanti. 35esimo, ammonito Menez su Birindelli dopo una ripartenza. L'arbitro stasera ha diretto secondo me la gara veramente bene. Ora, al di là del tocco di mano, non era facile vederlo, tutto qua. Comunque è stato veramente un arbitro che alla fine ha diretto veramente bene la gara, veramente. Ha ammonito al momento giusto, cioè nel senso, ora al di là della mano, ma non era facile comunque vederla, e secondo me ha senz'altro veramente diretto bene la partita, la gara. E poi vabbè, Menez esce al 40esimo, si fa male alla gamba, l'adduttore credo, insomma, comunque è uscito Menez, dice Menez vabbè, è uscito e va bene così. Si scende negli spogliatoi sull'1-0 per la regina. E niente, alla ripresa mi è piaciuta la mossa di D'Angelo, oggi ha messo fuori Birindelli e al suo posto ha inserito Lisi. Quindi secondo me mossa azzeccata sotto questo aspetto. Poi Krizetic al 46esimo, quindi dopo un minuto alla ripresa della partita, può buttare fuori per doppia ammonizione. Anche lì ci stava tutta.
fallo subito. E quindi va bene così. E quindi la regina rimane in 10. Quindi al 50esimo, anche in questa occasione, l'arbitro dice di no per un tocco di mano dubbio, nell'area della regina. Allora, la regina, ragazzi, non ha fatto un tiro in porta in secondo tempo. Non ha fatto un tiro in porta. E poi vedremo quando arriverà il tiro che ha fatto la regina. Poi Perilli ha saputo gestire veramente e ha fatto una bella parata. Ringraziando Dio, tutto questo aspetto, meno male. E va bene, comunque a questo punto la regina praticamente è rimasta schiacciata nella sua metà campo e praticamente nella sua tre quarti. Hanno chiuso bene gli spazi, non c'è stata quasi possibilità per il Pisa di riuscire a concretizzare, perché la regina era praticamente a porte chiuse, cioè blindata solo dietro alla... Certo, poi avete visto com'è, no? La blindatura, sì, poi batti e ribatti, dopo poi alla fine... Dopo il gol si prende, perché sei costretto dopo a stai dietro, ti difendi, chiudi le porte, tutto quello che vuoi dire, ma poi alla fine non puoi giocare 45 minuti, voglio dire, blindato, perché dopo poi insomma è dura. Infatti, poi cosa succede? D'Angelo ha sostituito, quindi è entrato Siega per Berdi e Sibilli per De Vitis. Io sono rimasto, era il 65esimo al secondo tempo, io sono rimasto un attimino ghiacciato, perché quando insomma ha messo in campo Sibilli, ho detto ma non lo so se è la mossa giusta. Mi sbagliavo e invece il mister ha veramente azzeccato la sostituzione. Quindi complimenti al mister, complimenti soprattutto a Sibilli, perché cioè, veramente ha dato veramente prova, ma l'andremo a vedere. E al 66esimo, come dicevo prima, nel secondo tempo, una grandissima parata di Perilli che salva la partita. Siamo ancora sull'1-0, cioè se entrava anche quella rete, secondo me sarebbe stata una partita chiusa. E quindi bravo Sibilli. Poi al 68esimo, altra sostituzione, Masucci per Pallone. Quindi sono saltati gli schemi. D'Angelo ha messo in campo tutto per tutto, giocavamo con 4 punti, ragazzi. 4 punti. Va bene. E poi al 69esimo la regina fa le sostituzioni per dar fiato, insomma, i giocatori stanchi. Che erano in campo, insomma, e quindi niente. E poi l'altro cambio, al 79esimo, Sodimo per Vido. E io anche lì, quando è entrato Sodimo, ho detto ma comunque un Vido stanco, un Vido che ha dato tanto, mi è piaciuto Vido, veramente mi è piaciuto, scusate, mi è piaciuto sotto ogni punto di vista, veramente. Sembrava, ma invece ragazzi ve l'ho detto, un bel giocatore. Io già ve l'ho detto l'anno scorso quando insomma si commentava le partite, questo giocatore secondo me ci darà tante soddisfazioni, e così è stato. Comunque, allora, l'azione del gol parte da Sibilli per Guke, assist in area per Masucci, deviata, avete visto, quindi Masucci prende il tempo, una bella bicicletta rovesciata e gol. Non c'è stato niente da fare per Plizzari, ragazzi, una bellissima rete, io direi un euro gol, perché c'è una rovesciata in quel modo, ha seccato Plizzari, ha ghiacciato la difesa, non c'è stato niente da fare, hanno chiesto mano, non mano, non c'è mani, non c'è niente, c'è una bella rete da parte di Masucci. E quindi Sibilli ha scaturito, diciamo così, la prima rete del Pisa. E ci voleva, perché alla fine bisognava sbloccare la partita in modo tale che la regina insomma si aprisse un po' di più. E infatti al 91esimo è arrivato il raddoppio su assist di Lisi,
Sibilli al 91esimo in sacca Rizzari. Ragazzi, io non vi dico cos'è venuto giù, io cioè c'ho la pelle d'oca anche adesso, ragazzi. Voglio dire, non vi dico che mi è venuto da piangere, ma poco ci manca, perché cioè voglio dire, Pisa non si meritava di perdere e non si meritava neanche il pareggio, ma nulla togliere all'amici della Regina, ma insomma andiamo a analizzare, andiamo a vedere cosa ha fatto la Regina in tutta la partita, ragazzi. Cioè sì, ha fatto un bel muro, ma in definitiva ha fatto due tiri, voglio dire. Ora non voglio togliere niente, ripeto, gli amici di Reggio, della Regina, per carità, ci mancherebbe altro, però cioè, voglio dire, alla fine, insomma, la partita alla fine si chiude qua, 4 minuti di recupero, secondo me ce n'erano 8, comunque sia, sono stati dati 4 minuti di recupero e 4 minuti di recupero sia. E vabbè, la partita si è conclusa qua. Io ripeto, sempre i miei dubbi per quanto riguarda la difesa, ragazzi. Per quanto riguarda Perilli, non lo so, ho sempre un punto interrogativo. Non mi è passato il punto interrogativo, nonostante abbia fatto la parata, per carità di Dio. Però ho sempre il punto interrogativo, cioè, né più né meno. E poi un Berindelli che oggi non ha soddisfatto, insomma, ecco. Non ha soddisfatto, il mister secondo me ha fatto bene all'inizio della ripresa a sostituirlo. Che dire, è una partita alla fine sofferta, perché io mi sono sentito con gli amici, mi sono sentito anche con Matteo alla fine del primo tempo e non eravamo soddisfatti di come la difesa ha gestito, diciamo così, il gol che abbiamo preso, perché lì c'è stato veramente uno sbarione difensivo come al solito, uno sbarione difensivo veramente, cioè, allucinante. C'è un Birindelli che scivola, cioè, e poi un Perilli fermo, cioè Perilli fermo, e non va bene così, insomma. Poi al di là che abbia fatto la parata, per carità di Dio, ma cioè è stato impegnato due volte, cioè, capito? Quindi voglio dire, rimangono sempre questi punti interrogativi, nonostante che l'attacco funziona bene alla fine D'Angelo, poi in definitiva abbiamo giocato con 4 punte e anche con 4 punte e qualcosa, perché poi è entrato anche Soddy, cioè nel senso, ha fatto bene D'Angelo, ha giocato tutto per tutto, l'ha provato, è stato un bravissimo Sibilli, tanto di cappello, perché veramente, io ripeto, ero un po' titubante e invece mi devo ricredere, perché effettivamente si devo dare, sapete, no, io voti non ne do, ma oggi se dovessi dare un voto così, diciamo 10 a Sibilli sotto ogni punto di vista. Primo, perché sulla prima rete ha scaturito il passaggio a Booker, che poi a sua volta ha fatto l'assist a Masucci. Il secondo, poi Lisi, quando ha fatto l'assist appunto per Sibilli ha insaccato sul palo difeso da Prizzari e non c'è stato niente da fare Prizzari. Beh, ragazzi, io al di là che sono contento, felice, veramente, cioè nel senso, io sono contento per tutta la squadra, sono contento per noi, sono contento per i tifosi. Ragazzi, sono contento per tutto, perché cioè, voglio dire, alla fine ci voleva questa vittoria, ci voleva, speriamo che insomma rafforzi, diciamo così, lo spogliatoio, rafforzi i ragazzi, che i ragazzi siano consapevoli che quando scendono in campo, l'ho sempre detto, con le idee giuste, la mentalità giusta, sicuramente riescono a strappare il risultato. Questo è poco ma sicuro. Poi va bene, oggi eravamo senza Pisano, siamo senza Guagne, quindi difesa insomma è Belli, Benedetti, vabbè, e poi così insomma, e speriamo, che io sono, penso comunque, questo è un mio pensiero, io penso
che comunque a gennaio sicuramente diciamo la società porrà rimedio senz'altro a questi deficit difensivi. Sicuramente, ragazzi, vedete che la società a gennaio porrà rimedio a questi deficit difensivi, e io penso che arriveremo a gennaio, io penso, se andiamo avanti così, insomma, a metà classifica, senza grossi problemi. Insomma, ecco, l'importante è cercare di tenere il più possibile la difesa, diciamo così, a denti stretti, insomma. Poi nulla, un'ultima battuta, guardavo la classifica, avete visto, no? Con una vittoria siamo andati, diciamo così, al tredicesimo posto, e poi sotto troviamo la Cremonese a 3, poi Pescara a 4, Virtus Entella a 5, Ascoli a 5, Vicenza a 6, Regina a 7, la Reggiana, e poi ci siamo noi. Abbiamo il trittico, abbiamo 7 punti, quindi abbiamo una partita in meno, quella con l'Ascoli, che recupereremo un 8 dicembre, se non erro, così è stato deciso. E poi cos'altro? Niente, anche la Reggiana e Chievo hanno saltato, da Covid mi pare, no? Non è, e niente, se non mi sbaglio, adesso guardo non ho il calendario sotto mano, no, la Nerossi Vicenza, ecco, scusate, quindi è il Vicenza e il Chievo hanno saltato la partita, perché mi sembra, se non erro, il Vicenza ha chiesto il rinvio per 11 contagiati tra giocatori e staff dirigenziali. Bene, ragazzi, io la chiuderei qua e niente, mi raccomando, andate su Instagram a dare un'occhiata al sito spagnolo, perché veramente merita, ne vale la pena. E poi saluto Fabio e niente, e poi andate a dare un'occhiata anche a Tifo Pisa, che praticamente vende tutti i gadget della nostra città, quindi dovete gadget e quant'altro della nostra città. Bene, detto questo, mi raccomando, pollice su se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e poi niente, vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Va bene, ragazzi, grazie e buonanotte, alla prossima.